Aggressione omofoba a mezzo lombardo. Una coppia viene inseguita da un furgone e insultata dai passeggeri. Arcigay insorge. La PAT cancella i fondi. Come può prevenire episodi del genere? De Bertoldi risponde a tutto campo su Berlusconi, le accuse di fascismo e le comunali di Trento. Rispetto agli anziani, noi non siamo fascisti, ma i più vicini a libertà e democrazia. Il PATT, se si vuole alleare con noi a Trento e Rovereto, passi alla maggioranza anche in provincia. Fridays for Futures, la consigliera leghista Mara Dalzocchio posta delle foto di rifiuti cercando di dimostrare la sporcizia lasciata dai manifestanti, ma sono manipolate e decontestualizzate. I giovani democratici rispondono, è l'ennesima reazione di una classe politica stanca e profittatrice. L'operazione Baba e Biri sgomina una pericolosa banda dedita a furti e rapine. I colpi, eseguiti tra Trentino, Lombardia ed Emilia, avevano portato alla sottrazione di oltre 100.000 euro da slot e cambia monete. Pizzicato mentre si aggira tranquillo e beato in un frutteto della Val di Non, un orso si sgranocchia qualche mela in zona Belvedere di Cles. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730